Amici e amiche, una buona giornata a tutti da Un'idea TTP e oggi, per un gioco a caso, andiamo a vedere un altro gobbo, perché abbiamo già visto un po' di tempo fa Quasimodo, il gobbo, preso da una Game 2 in versione da edicola, e oggi andiamo a vedere un altro gobbo uscito un anno prima, nel 1983. Questo qua viene dall'arcade in realtà, ma noi vediamo la versione spettacolare, bellissima, eterna per Commodore 64. Appunto, Hunchback è un gioco meraviglioso, è un gioco eterno, è un platform molto bastardo e difficile, ma mai frustrante, che potranno passare anche 200 milioni di anni, che questo sarà sempre piacevolissimo farci una partitina, però non ha niente a che fare con il gobbo Quasimodo che abbiamo visto l'altra volta. Sono due cose completamente diverse, seppur tutti e due entrambi vanno a farci vedere le avventure di Quasimodo, il gobbo di Notre Dame, le prese con le sue cose, appunto. Questa. Allora, il gioco da sala ha avuto un seguito che mi pare che si chiamasse Hunchback Olympic, mi pare, e questo invece nella versione per il caso di Young Computer ha avuto anch'esso un seguito che si chiamava Hunchback 2 Quasimodo Revenge, che magari poi andremo a vedere, ma secondo me non è all'altezza di questo, non ha la stessa concatezza, seppur essendo un buon gioco, ma questo veramente rimane imbattibile, difficilissimo, ma appunto mai frustrante. E ai tempi io riuscivo anche a fare un giro di quella cosa qua, senza bisogno di trucchi, perché su Commodore ovviamente, però è passato tanto tempo e andiamo a vedere quanto mi sono rincoglionito, perché il gioco è molto piacevole ma molto molto difficile. Quindi andiamo a farci una bella partita sbarazzina senza pretese. Qua cosa dobbiamo fare? Sui tetti di un castello dobbiamo andare appunto a cercare di salvare Esmeralda, ma sarà assolutamente impossibile. Ecco che lui saltella, parte il gioco, saltella allegramente, va tutta la strada all'opposto che poi dovremmo fare per il castello, va su. E parte il gioco. È un gioco che a vedere sembra facile, a vederlo fuori, ma chi lo ha giocato sa benissimo che è un gioco difficilissimo. È tutta una questione di tempismo, tutto un platform, tutta una questione appunto di prendere il tempo giusto. Ci sono queste schermate fisse che poi cambiano gli ostacoli, cambiano le cose, ma il nostro obiettivo è sempre arrivare dalla parte opposta allo schermo, cercando di evitare tutto. Ecco, anche questo qua sembra una cosa facile, ma mamma mia quanto mi fanno paura quelle corde qua. Ma un piccolo errore di calcolo ci punirà. Ovviamente non ho molte pretese di arrivare molto distante, perché serve un po' di pratica. C'è una guardia che sta salendo anche qua. Oh, sembra una cazzata, ma vi garantisco che non è per niente una cazzata. La guardia sta per sale. E cosa va a determinare? Va a determinare il tempo. Non possiamo stare qua tutto il giorno a fare cazzate. Dobbiamo darci una mossa, sennò viene e ci uccide. Ecco, man mano andiamo avanti, diventerà sempre più complicato. Non arriverò tanto distante, perché seppur non tanto lungo, ma il gioco era difficilissimo. Ma vi garantisco che ha un gameplay questo che se lo sognano tanti di oggi. Ecco qua, adesso comincerà a complicarsi, mamma mia, tensione, sembra, garantisco che non è facile per niente, ma lo sapranno benissimo chi ci ha giocato. Vedete, un minimo cazzata subito il gioco ci punisce, ma è bellissimo. Vediamo dove riusciamo ad arrivare, non tanto distanti come ho già detto, perché sì, buonanotte, perché dai, almeno più avanti ci dobbiamo arrivare. Difficilissimo. Sono tante cose da tenere d'occhio e è un casino grande. Perso due vite stupide, cosa da evitare se vogliamo registrare un attimo questo gioco, perché è veramente. Poi mi ricordo che ecco, come in questo qua di sicuro, cioè, lo sapevo, c'è
quelle schermate qua dove non c'è un cazzo. Dopo comincia a diventare cattivissimo il gioco. E come partiamo, c'è una freccia subito dietro alle spalle che ci colpirà inesorabilmente. Ma io non mi ricordo, potete capire quante volte sono morto a fare questi livelli, quindi qualcosa mi ricordo pur vaffanculo, vedete che quanto è bastardo quel gioco qua. Minimissimo, e va in culo però, un minimissimo errore di calcolo, sono morto veramente in maniera stupida. Si possono evitare quelle, non fare stronzate, mamma mia, difficilissimo. E niente, la nostra Smeralda mi sa che allora aspettare un altro eroe, perché io purtroppo cazzo qua e vai, no, difficilissimo qua, basta, qua servirebbe un poco di allenamento, perché veramente di molto molto difficile. E visto da fuori non sembrerebbe, cazzate su cazzate, no dai, rifacciamo un'altra partita, game over. Ovviamente non avevo tante pretese dopo tanto tempo di arrivare a salvare Smeralda, ma e poi una volta salvata il gioco riparte, ma non dall'inizio, riparte già a difficoltà avanzata, per poi andare avanti all'infinito, penso. Però è bellissimo, musichetta iniziale, poi vabbè, il gioco non ha una musica d'accompagnamento, c'è solo gli effetti sonori, ma va bene così, va più che bene così. Cerchiamo di fare una partita un po' più seria, cercando di evitare quelle morti stupide che ho fatto, per riuscire magari ad andare quel tantino più avanti. Ok, ecco le campanelle, se riusciamo a farne una serie di 4 o 5 prenderemo un super bonus, cosa che potrà esserci utile, perché potremmo vincere vite, e qua una vita potrebbe fare la differenza appunto tra la vita e la morte. Mamma mia, quanto mi fanno paura quelle corde qua, sembra una cazzata. Ma poi più avanti ci sono altre corde che dovremmo addirittura attaccarci noi, perché altrimenti voleremo giù. È un casino totale. Semplice, molto semplice, grafica accattivante, ma gameplay geniale. Molto bene, dai, i primi livelli sono capace ancora. E poi dobbiamo fare i conti con la vecchiaia, con il rincoglionimento che ormai ha preso corso e avanzato. Mamma mia, non mi sento sicuro, e mamma mia, non va bene. Ok, importante appunto di evitare almeno qua di perdere stupidamente. Ok, qua comincia già a il tempo è poco per prendere una decisione. Ok, molto bene, molto meglio di prima. Ok, ho fatto le campanelle in serie, scarica di bonus, magari vincerò anche una vita. Sta andando meglio. Qua c'era il livello della... Sì, qua è il livello dove mi arriva la freccia a bruciapelo da dietro. Lo riconosco perché non c'è un cazzo. E bisogna saltare subito. Ok, perfetto. Qua. Ho fatto una stronzata! Grandissimo. Basterebbe poco e tornerei a dare il meglio su questo gioco, forse. Allora, qua sono morto... Ho perso due vite prima. Erano livelli... Mamma mia, ma non saltare due volte, mamma mia, qua mi è andata di lusso, sto andando bene fino qua. Ma adesso arrivano le rogne, non sono ancora a metà, quasi, ma non sono ancora a metà, ma adesso arrivano le rogne, cominciano ad arrivare le rogne, perché qua c'è tante cose da guardare tutte insieme. Grandissimo, con coraggio. Ok. Qua adesso bisogna tenere saltato perché arrivano frecce da dietro. No. Qua è come quello di prima, ma più stronzo. Mamma mia, quanto è difficile. Eh.
No, 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 e qua mi sa che sarà la mia morte. Questo è veramente difficilissimo. C'è troppe cose da. Dai, dammi la bassa. Non adesso. Difficilissimo. È un casino prendere. Difficilissimo, questo. Mamma mia, non me lo ricordavo. Grande, andare subito. Grande. Cazzo, ma. Mi arriva sempre quando. Ma che stronzo che è. Basta. Dammela bassa adesso, subito. Cazzo, che sta arrivando il cavaliere da di dietro. Qua, ho perso il giro. Ho perso il. Cazzo, mi dà sempre la freccia bassa quando tira su la lancia il cavaliere. Porca cazzo, la puttana. No, 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 no. Perché poi c'è sempre. Non si sa mai se arriva alta, se arriva bassa. È difficilissimo questo. Grande. E qua devo rischiare qualcosa prima. Che stronzo che è. Ha di una tempistica infernale questo. Ora. Ma no, 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 che era giusto. Tutte le vite perdo qua. Difficilissimo. Mamma mia, mamma mia. Guardalo, eh. Grandissimo, grandissimo. Questo era veramente infernale. Ecco, queste le corde che bisogna attaccarsi noi. Questo. So che all'inizio morivo sempre, anche qua. Ok. Poi, una volta capito quello, non è impossibile. Ok. Grandissimo, grandissimo, dai, sono più di metà torre, eh? Più di metà torre. Non male. Qua adesso mi inculeranno da dietro, di sicuro. Non lo sapevo, brutto stronzo di un gioco, ti conosco. Grande. Facciamoci prendere dalla fretta, che il cavaliere è distante. Ok, questa una volta superata la parte critica all'inizio. Dai Smeralda, che siamo sempre più vicini, ma c'ho appena una vita. Anche qua arriveranno cose da dietro, può darsi, no. Dai, che è fattibile, no. Cazzo, difficilissimo. Devo saltare comunque perché per difficilissimo veramente. No, 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 peccato, peccato. Ce la potevo fare, dai. Nonostante tutto, dopo tanto sono soddisfatto perché non mi mancava tanto, eh. Il gioco è meraviglioso. Il gioco è meraviglioso. Il gioco è eterno. Come ho detto prima, forse possiamo passare ancora anche 100 anni che questo gioco rimarrà epico, epico, epico ed epico. È stato un piacere. Alla prossima. Ciao.